sembra una soluzione. Perfetto, ci siamo anche su YouTube. Ottimo, ottimo. Allora, ragazzi, ripeto, 4 round totali. Ogni round è composto da 4 esercizi. Ogni esercizio lo facciamo per 30 secondi e 30 secondi recuperiamo. Quindi finiamo l'esercizio, si passa a quello successivo. Quando finiamo il primo round, si passa immediatamente al round successivo. Dopo 4 round abbiamo finito l'allenamento. Adesso vi mostro molto velocemente gli esercizi, ok? Vedo che iniziamo ad esserci anche su YouTube, ragazzi, ci siamo, quindi partiamo. Ve li mostro, quindi iniziate a capirli, ve li mostro velocemente, poi iniziamo con l'allenamento, in cui il primo round sarà il riscaldamento, quindi cerchiamo di farli un po' più blandi, d'accordo? Per i tempi, dopo vi scandisco io tutto quanto con il timer qua, che sentirete anche voi. Ragazzi, il primo esercizio è apparentemente molto semplice. Corsa sul posto, ginocchia alte. Ok? Per 30 secondi facciamo questa roba. Non facciamole adesso, vi sto solo mostrando. Mi raccomando, qui è importante non stare ingombiti. Stiamo in posizione retta, gomito perfetto al corpo, e attivi, e le ginocchia chiaramente più le portiamo verso l'alto, più si fa fatica. Quindi, in base anche al nostro livello, possiamo tenere un po' più basse oppure andare un po' più in alto. Ok, questo, ragazzi, è il primo esercizio. No, Daniela, non ti sei persa niente. Ho spiegato adesso il primo esercizio, d'accordo? Perfetto. Il secondo esercizio, ragazzi, plank. In tutta la sua semplicità è un esercizio ovviamente fantastico. Ci mettiamo in questa posizione, palme quando arrivano sotto i gomiti, spingiamo verso l'alto e stiamo fermi. Il segreto del plank è che le gambe sono attive, i muscoli delle gambe sono attivati, i glutei sono attivati, quindi contratti, e l'addome è attivato e quindi contratto. E stiamo qui per 30 secondi. Chi non riesce a reggere questo plank semplicemente farà la versione semplificata con gli avambracci appoggiati a terra. Mi raccomando, nel plank non bisogna fare questo errore. Qua ci facciamo male alla schiena. Come si fa a non fare questo errore? Attiviamo, quindi stringiamo il culetto e ci alziamo in automatico. Lo teniamo strizzato per tutto il tempo. Questo è l'esercizio numero 2. L'esercizio numero 3, uno dei miei preferiti per scaldarmi, è molto semplice. Spostamento laterale, tocco terra. Spostamento laterale, tocco terra. 1, 2, giù. 1, 2 e vado giù. Attenzione qui. 1, 2, non faccio questa cosa. Ok? Cerchiamo di mantenere, non ci ingobbiamo. Cerchiamo di tenerla come una tavola. E tocco terra. 1, 2, vado giù. 1, 2 e vado giù. Ok? Questo è il terzo esercizio. Ora vi mostro l'ultimo esercizio, guarda il tuo mente se è tutto chiaro, e poi iniziamo con il primo round di riscaldamento. Ponte in camminata. Una cosa importante, nelle pause, prima di fare un esercizio, ve lo torno a spiegare, quindi non vi preoccupate. Ponte in camminata più torno ai piedi. Siamo in piedi, andiamo verso il basso, camminiamo, ci fermiamo un secondo in plank, torniamo indietro, mi alzo in piedi e stringo le cappe, le stringo, attivo i glutei e le gambe qua davanti. Torno giù, cammino, arrivo in plank, mi sistemo, tengo i glutei duri, altrimenti crollo verso il basso. Ok, stiamo qui, torno indietro, mi alzo in piedi e stringo il culetto. Ok? Bene. Questi sono gli esercizi. Va bene, ragazzi? Adesso io vi guardo un attimo se funziona tutto bene. Vedo che su YouTube funziona tutto alla grande. Su, via. Qui, anche su Instagram, ragazzi, ci siamo. Mi raccomando, fate l'allenamento con me, ragazzi. Non guardate, basta. Non abbiate paura troppo di sbagliare. Cercate di fare quello che vi sentite. Ragazzi, su YouTube va. Dovete solo non guardare la schermata dove c'è la memoria. Guardare la schermata nuova, ho aperto una nuova diretta. Siamo in 80 live in diretta e la gente sta commentando, ok? Bene, ok ragazzi? Ci siamo? Iniziamo con il riscaldamento. Vi consiglio di bere un goccio d'acqua. Mi date un check sull'audio? Funziona bene? Sia Instagram che YouTube, per favore.
dovrebbe funzionare tutto correttamente. Pronti? C'è un ritorno audio. C'è un ritorno audio, dice Pianca Max. Prova ad aprire anche la finestra un po' di più, che magari non dà l'eco. Ok, poi iniziamo, ragazzi. Bevete un goccio d'acqua. Audio ok, perfetto. A posto, ci siamo. Ragazzi, si parte. Anche se uno rimane indietro, non succede niente. Recupera un giro in più e salta su con l'esercizio successivo. Se non riesce a fare un esercizio, non succede niente, salta quell'esercizio e passa su al prossimo. Mi raccomando, ragazzi, c'è sempre un modo di fare qualcosa. Anche se facciamo due esercizi su quattro, va bene, va benissimo. Ok? Ragazzi, iniziamo. Faccio partire il tempo e mi auguro che tutti quanti lo sentiate, altrimenti ve lo scandisco io, non c'è problema. Lo tengo qua. Vai, fra 5 secondi partiamo il giro di riscaldamento. 1. 30 secondi ginocchiate. Facciamolo tranquillo. Perché vi garantisco che anche una persona allenata a fare 30 secondi di questa roba inizia a andare un attimo in affanno. Ok? Io ovviamente andrò in affanno, perché parlando anche non è consigliato. Forza, 10 secondi. Questo è il giro di riscaldamento, ragazzi. Dopo abbiamo il plank. 3. Stop. 30 secondi di pausa. Molto bene, fatemi sapere se sentite anche il tempo. Il timer si sente, fantastico. Si vede, si sente. Ottimo, ragazzi, scusate, ma non l'ho mai fatta una diretta con il timer e quindi non so se si sente. Questo è il primo esercizio. 15 secondi, abbiamo il plank. Lo torno a ripetere. Plank, mi sdraio. Faccio strisciare le mani quando si alzano i palmi, punto i piedi e mi alzo con i glutei duri. Forza, vai. Stiamo qui, 30 secondi, fermi. Il segreto è tenere gambe e culetto attivo, contratto. Se mollo il culetto, succede questo e mi spacco la schiena. Culo duro. Tanto non si scandalizza nessuno, no? Se diciamo culo, forza. Per chi fa un po' più fatica, appoggiamo gli avambracci. Gomito sotto la spalla e stiamo qui, ok? Forza, 4, 3, 2, benissimo, 30 secondi di pausa, recuperiamo. La pausa, ragazzi, non dovete fare quello che sto facendo io, la pausa va utilizzata, è parte integrante dell'allenamento, sempre e comunque, va utilizzata non per stare al cellulare, ma per riprendere il controllo della respirazione, ok? Recuperiamo. 9 secondi, ok? E abbiamo spostamento laterale e vado a destra, tocco con la mano destra. Vai! 1, 2, giù. 1, 2, giù. 1, 2, andiamo giù. Forza! Questo è il riscaldamento ancora, quindi andiamo tranquilli, eh? Cerchiamo di prendere dimestichezza con l'esercizio. Forza! Vai, 15 secondi, siamo a metà. 1, 2, andiamo giù. 1, 2, andiamo giù. Giù, forza, 3 e giù, 30 secondi di pausa, riprendiamo il controllo del respiro e ci prepariamo per il prossimo esercizio, quando manca poco vi vengo a spiegare. Nel frattempo, ragazzi, cerco sempre di controllare i commenti, tutto a posto su YouTube, si vede e si sente benissimo, su Instagram, ottimo, ci siamo, tutto ok, perfetto ragazzi, dai 10 secondi, forza. Prossimo esercizio, ponte in camminata. Esercizio fantastico. 3. Andiamo giù, cammino. Arrivo in plank, sto lì un secondo contraendo i glutei e torno su. E qui non è finito, mi alzo i piedi e stringo le chiappe. E torniamo giù. Forza. Plank, sto lì, tutto contratto. E torniamo su. E stringo le chiappe. Forza, 8 secondi. Stringo e andiamo su e stringiamo. Bene, finito il primo round di riscaldamento, ora inizia l'allenamento vero e proprio. 4 round, questi sono gli esercizi, cerchiamo di aumentare un pochino, ok? Ognuno con il suo ritmo, ognuno a modo suo. Se poi si rimane indietro non c'è problema, se un esercizio non riusciamo a fare non c'è problema, saltiamo giù sopra al giro successivo, un goccio d'acqua e partiamo.
Forza, ginocchia! 30 secondi. Questo non è questo. Schiena dritta. Gomito attaccato al corpo e muoviamo con le gambe. Forza. Più le ginocchia vanno in alto, più si fa fatica. Se la fatica è troppa, le abbassiamo un pochino le ginocchia. Forza, 10 secondi, tieni, che poi abbiamo 30 secondi di pausa. Forza, forza, forza. 5, dai. Lì. Pausa, è un esercizio andato. Una cosa molto importante. Non molliamo 3 secondi, 4 secondi prima della fine dell'esercizio. La parte importante dell'allenamento, del singolo esercizio, sono sempre gli ultimi secondi, perché sono quelli che fanno la differenza. Mi raccomando, è lì, tanto dopo abbiamo il recupero. Forza, 10 secondi, e ci prepariamo per il plank. Ok? 3. Ci prepariamo. Glutei contratti, addome contratto, gambe d'acciaio, polsi sotto la perpendicolare delle spalle. Stiamo lì, fermi, immobili, con la respirazione. Se qualcuno trema, si sistema con la respirazione. Prendiamo il controllo della respirazione. 10 secondi. Se qualcuno fa fatica, non smette, va giù in avambraccio. Sugli avambracci, col gomito sotto la perpendicolare della spalla. Ok? Forza. Fine secondo esercizio. Ci alziamo. Respiriamo, ci siamo un pochino in affanno. Beviamo se dobbiamo bere. E ci prepariamo al prossimo esercizio. Spostamento laterale e tocchiamo giù. Ok? Adesso vengo a leggere i commenti. Vedete, 10 secondi nel frattempo. Ok. 5, 4, spostamento laterale, vado giù. 1, 2, giù. 1, 2, giù. Iniziamo a spingere, andiamo veloce. Forza, ognuno col suo ritmo. Vado a sinistra, giù con la mano sinistra, vado a destra, giù con la mano destra. Forza. Mi raccomando, non ingobbiamoci. Non facciamo questo, andiamo giù dritto, va, e tocco, lì, 10 secondi, forza, giù, teniamo, teniamo che questi sono quelli importanti, tieni, 3, molto bene, molto bene, terzo esercizio del primo round, andato, recuperiamo, respiriamo, respiriamo, d'accordo, respiriamo, nel frattempo leggo i commenti, che sono anche abbastanza distante. Nel frattempo 10 secondi, ottimo, perfetto. Ragazzi, ovviamente mi aspetto di leggere pochi commenti, perché chi scrive non si sta allenando. 3 secondi, ponte in camminata, giù, plank un secondo, torno indietro, mi alzo e stringo i glutei d'acciaio, torno giù. Ragazzi, è fondamentale stringere lì, rimango qui un secondo e torno indietro, ok? Adesso facciamo anche un pochino più veloce, forza, un secondo, e torno su, stringo, lì, secondo in plank, torno su, e stringo, fine primo round, ne mancano solo 3, 30 secondi, recuperiamo, riprendiamo il controllo della respirazione, beviamo, ok? Ci prepariamo per il prossimo round. Molto bene, funziona tutto. Francesco, Franco, Cristian sei un grande, grazie di cuore, fantastico, ottimo, 5 secondi, corsa ginocchiante. Forza ragazzi, aumentiamo ancora. Secondo round, iniziamo a spingere. Ognuno col suo ritmo. Non è una gara con gli altri, ma è un cercare di migliorare noi stessi. Quindi fare meglio rispetto agli altri. Degli altri non me ne frega niente. Forza, su. Vai, 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 10 secondi. 10 secondi. 5. Forza, tieni, tiro, tiro. E qui, anche se brucia. Eccolo lì, 30 secondi di pausa. Quando inizia a bruciare, qui il culetto, le gambe, è lì che c'è il miglioramento. E noi gli andiamo sopra. A briscola si dice, mettiamo il carico. Lì ho messo il carico. 15 secondi. Ci prepariamo per il plank. Ok? Prendiamo controllo della respirazione. Non fate come me, lo ripeto. Prepariamoci, forza! Su!
Bam! Gambe d'acciaio, glutei d'acciaio, cor d'acciaio, spalle belle tese, polso sotto la perpendicolare delle spalle. La testa rimane in linea, deve essere la posizione neutra. Quindi né questo né questo. Qui, e rimaniamo lì, 10 secondi. Riprendiamo il controllo della respirazione. Stiamo lì. Ci siamo, manca pochissimo. 3. Ottimo, giù le ginocchia e recuperiamo 30 secondi. Ok? E ci prepariamo con lo spostamento laterale e tocchiamo a terra. Recuperiamo, beviamo un goccetto d'acqua, mai fredda durante l'allenamento. Ok? Altrimenti puoi riscaldare il nostro corpo per quell'acqua lì ci porta via energie preziose. Spostata laterale, andiamo giù. 1, 2, giù. 1, 2, giù. Iniziamo a spingere, forza. Chi può inizia ad accelerare. 1, 2, giù. E giù. 20 secondi. Forza. Forza, che questo è fantastico. Mi raccomando, non ingobbiamoci. Stiamo su. Sì. 10. Forza, che adesso è qui bello. E qui che facciamo la differenza. Forza, 5. Lì. E qui, qui. Via. Eccolo lì, buono. Recuperiamo, calma, è il momento di abbassare i battiti. E in questa tipologia di esercizio, anche nel momento in cui abbassiamo i battiti, facciamo la differenza, perché questo è un recupero attivo. Ok? Bene. 10 secondi, ci prepariamo per il ponte in camminata. 3. Via, un pochino più veloce, e un secondo, torniamo su, strizzo culo, giù, qui in plank un secondo, torniamo su, e strizzo culo, lì, plank, mi raccomando, stringete, qui, deve essere scontrato, un secondo, forza, 8 secondi, dai, 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 che ce ne sta un altro, dai, che ce ne sta un altro, lì, torno su, e stringo. Bene, fine secondo round, siamo a metà dell'allenamento. Da questo momento in poi, io ragiono così, siamo in discesa. Ogni cosa che vado a fare adesso mi avvicina sempre di più alla parte finale dell'allenamento. Se prima eravamo in salita, adesso iniziamo a scendere. 10 secondi, ci prepariamo per la corsa con le ginocchia alte. Ok, 5. Bene. Vai! Forza! Schiena dritta! Posizione retta, guarda avanti! Muoviamo le braccia, mi raccomando, Non faccia sta roba qui, la natura, così! Lasciati andare, questo è quello che fai! Non pensare, lasciati andare! 10 secondi, tienilo! E qui che si fa fatica, va bene così! Si deve essere fatica, forza! 3! E fine, 30 secondi di recupero. Vediamo, vediamo, ok. Prossimo esercizio, plank. Forza, che siamo già in discesa. 10, 11 secondi. Top, benissimo. Stefano, recupera, nella pausa di recupero recuperi. 5, forza, via plank. Prepariamoci. Qui, lì, vengo più avanti, qui, ascoltate il vostro corpo, braccia tese, ok? Polsi sotto la perpendicolare delle spalle, quadricipiti di acciaio, se mollo il core, quindi addome, glutei, quadricipiti, questo è quello che succede, e non va bene, se li attivo, in automatico salgo, e sto lì, 3, bene, e un altro ce lo siamo portati a casa, 30 secondi di recupero, goccino d'acqua, respirate, il plank ci aiuta a recuperare, comunque, forza, ci prepariamo con lo spostamento laterale e tocchiamo a terra, 10 secondi, ok, 5, yes.
giù, 1, 2, giù, 1, 2, giù, iniziamo a spingere, senza ingobbirci, andiamo giù, lì, mi raccomando, senza ingobbirci, schiena dritta, non facciamo questa roba qui, non facciamo questa roba qui, schiena dritta, lì, guardiamo avanti, propriocezione, sappiamo dove stiamo mettendo la mano, 5, dai, 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 tieni, eccolo lì. Terzo esercizio del terzo round in tasca, ok? Prossimo esercizio, ponte in camminata. Siamo già verso la fine. La nostra testa qui deve essere sul, manca poco. Posso mollare adesso. E qui, 10 secondi, ponte in camminata. Non riesco a leggere. 3. Vai. Un secondo lì. Su e strizzo il culo. Giù. Rimango lì. Su e strizzo. Qui tutto contratto, altrimenti mi faccio male la schiena. Su e strizzo. Tutto contratto. Su e strizzo. Forza. Lì. Lo sentiamo quando stringiamo che brucia di più. Dai un altro. Dai un altro. Lì. 30 secondi, ci prepariamo per l'ultimo round. Mancano gli ultimi 4 minuti. Vi leggo. Recuperate perché adesso viene bello. Ok? Ottimo. Qui la live su YouTube rimane. Dani, non è il momento, non è il momento. Questi discorsi lasciamoli stare. 5, 3, corsa ginocchiata. Forza. Dopo ti rispondo, Dani. Usiamo la testa, mannaggia, guarda. Forza, ginocchia alte, 20 secondi. Forza. Tienilo, tienilo, tienilo. Dieci secondi, tienilo. E lì, brucia, ma tienilo. 5. È normale. È bello, senti che bello. Bene, resta. Dani, ascoltami. Le persone ascoltano H24 gente che muore. In questi momenti dove la gente si deve distrarre, perché la vita va avanti, non scriviamo queste cavolate. Ok? Grande. Usiamo il cervello ogni tanto, fatemi arrabbiare. Forza. Prepariamoci per il plank. E occupiamoci di quello che dipende da noi, non dagli altri. Piangersi addosso non è mai la soluzione. Forza, plank, andiamo giù. Fermi. Fermi. Core attivo, glutei d'acciaio, braccia tese, posi sotto la perpendicolare delle spalle, d'acciaio, d'acciaio per quelli più allenati vuol dire che se faccio questo non cado, non cado, non cado mica, perché sono d'acciaio, ok? Non cado, ok? Se mi mollo cado, vedete? Forza, via, secondo esercizio fine. Gli ultimi due abbiamo finito l'allenamento, ok? Ottimo, ottimo tutti, bravo, I know, 15 secondi, iniziamo con lo spostamento laterale, lo ripeto, occupiamoci di quello che è sotto la nostra responsabilità, ok? Che notizie catastrofiche stiamo tutto giorno, mi dispiace, posso farci niente, andiamo avanti, forza, 1, 2, vai, e vai giù, dai veloce, dai ragazzi che io ricordo, dopo non lo facciamo più questo, e quindi spingiamo, e spingi, forza, giù e spingi, 15 secondi, eccolo, eccolo che inizia a bruciare, va benissimo, vai 10, vai, vuol dire che abbiamo lavorato bene, forza, 3, eccolo lì, respiriamo, respiriamo, calma, e ci prepariamo all'ultimo, ok? Poi facciamo 2 minuti di pausa, e poi facciamo 2 esercizi insieme, di rifaticamento, tranquilli, ok? 10 secondi, 5,
Vai, exercise. Uno. E su. Stringo il culo. Su, stringo. E stringo. 15. 15, forza. Dai, dai, tutto, l'ho finito, ragazzi. Teniamo qui, è qui che fa la differenza. Ognuno al suo ritmo, ma teniamo fino all'ultimo. Ultimo. Fine. Respira anche le cosce un attimo. Molto bene. Adesso respiro un attimo. Respirate anche voi. Vi vengo a leggere. E poi facciamo un defaticamento. 5 minuti bellissimi, sereni, tranquilli, ok? Esercizi che possiamo fare come il pane, ok? Come il pane. Complimenti, bravissimo, grazie mille. Carmen, Arnelino, quando ti incazzi sei una iena. Sì, io sono buono come il pane, ragazzi, ma mi incazzo. Credetemi, però non mi arrabbio mai. Mi arrabbio invece, non mi arrabbio. Mi fa pensare la superficialità dei commenti, e che non è cattiveria, non è stupidità, è superficialità, non ci deve essere. Io non la toglio, ok? E chiudiamo qui il discorso. Stefano, grazie mille Cristian, prego. A chi si unisce adesso mentre recuperate, io parlo ancora un attimino, ricordo che questa è stata l'ultima live di 5. Luca Orti, bravo coach, grande! L'ultima live di 5 che lunedì mattina ho deciso di fare. Un progetto, nome normale, stili di vita in quarantena, nel senso, la situazione è catastrofica, ragazzi. Ma noi, in un modo o nell'altro, che non vuol dire non rispettare gli altri, noi dobbiamo andare avanti. Nel senso, non è che se sto in casa, guardo H24, la televisione, gente che muore, e muoio anch'io, perché questa roba ti fa morire letteralmente. L'energia negativa è deleteria per la mente, per il corpo, per lo spirito, per tutto quanto. Noi abbiamo, da parte nostra, il dovere di fare il nostro, ok? Se non posso più andare a correre, mi metto lì in un metro quadro, faccio della corsa con le ginocchia alte, per dire, no? Cerco di leggere del libro, cerco di migliorare come persona, perché se sono in salute, un domani, e qui torniamo sull'argomento di prima, sono anche meno un peso per la sanità, che abbiamo visto che qui può essere un problema, no? Bene, cerchiamo di fare il nostro per aiutarli, invece di dire cavolate, ok? Facciamo il nostro. Qual è il mio? La mia parte qual è? Aiutare gli altri con queste dirette, ripeto, gratuite, sempre, da anni, ok? Questo è il mio. E la mia parte è fare del mio meglio per essere in salute. Poi domani esco, mi asfalta, l'unica macchina invece per strada, sfiga. Ma faccio del mio meglio, se faccio del mio meglio domani ho più probabilità di non finire in ospedale e magari lascio quel letto che serve a una persona che mi serve veramente. Questa è la mia piccola parentesi, non voglio che siate d'accordo con me, ma è il mio pensiero, io vivo così, qualcuno può piacere, qualcuno meno, ma questa è la mia parte per questa situazione del cavolo. Parlare, lamentarsi, giudicare, cioè da zero, anzi siamo un peso, quindi riflettiamo su questa roba qui. Ora che abbiamo recuperato, facciamo 5 minuti, 2 round di una cosa meravigliosa. La possiamo fare prima di andare a letto, per quando ci svegliamo, quando non sappiamo cosa fare, invece di accendere e guardare le cavolate, facciamo questa roba qua. Ok? Allora, ragazzi, 3 respiri, quindi si tratta di 15 secondi in child pose. Ginocchia, così. Le punte dei piedi li facciamo toccare, i due alluci si toccano, ginocchia divaricate, vado indietro col sedere e vado in avanti, la posizione del bambino nella pancia della mamma, vado giù col sedere, appoggio la testa per terra e poi cerco di mandare il più la possibile le mani, facciamo 3 respiri e passiamo all'esercizio successivo, forza, sedere sui talloni, qui appoggio la testa sul pavimento, e mi allungo, 3 respiri, recuperami, guarda che bello.
Ok. Ci tiriamo su con calma. Mi metto in modo che possiate vedermi tutti. Ci sdraiamo pancia a terra. Collo dei piedi che tocca per terra. Gambe non attaccate, non larghe. Posizione normale. Ok, larghezza spalle. Tiro le mani lungo il corpo, gomiti attaccati al corpo. Quando il polso arriva sotto la perpendicolare dei gomiti, culo duro, quindi indurisco i glutei e mi spingo su. Non mollate il sedere, sennò ci facciamo male alla schiena. Culo d'acciaio. In questo modo attiviamo la catena posteriore. Dita delle mani ben aperte, facciamola spingere, guardiamo verso l'alto, 10 secondi. Petto aperto, non ingobbiamoci. Spalle in posizione, petto aperto, guardo. Silenzio, non fate come me. Culo d'acciaio, non dimenticatelo. Disastro, ragazzi, fare questa roba. Qualunque esercizio e non attivare i muscoli giusti. Bene, calma, torna indietro, sereno. Questo deve essere un piacere, ok? Ci mettiamo sdraiati pancia in alto, così, li vedete, guardate. Prendiamo le nostre caviglie, chi riesce le prende con la mano completa così, le appoggiamo per terra, ci sistemiamo un attimino, la parte alta della schiena tocca per terra, la testa tocca per terra, e facciamo il ponte, 10 volte. Ponte cosa vuol dire? Attivo il culetto e salgo. Più che posso, uno. Con calma, eh? Due, non deve essere uno stress, un piacere. Defaticamento. Tre, stiamo dicendo al nostro corpo che con calma ci stiamo spegnendo. Cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Con calma. Mi alzo. Ok. E ripartiamo l'ultima volta, lo rifacciamo. Quindi mi alzo un attimino, alluci che si toccano dietro, ginocchia distanti tra di loro, poggio sedere sui talloni, appoggio la testa per terra, poi distendo le mani. Stiamo qua 15 secondi. Rilassati, calma. Bene, pancia a terra, sempre con calma, parlare quasi un disturbo qui, eh? Quindi abbasso un attimo il tono, chiudiamo le mani verso di noi, gomiti attaccati al corpo, quando i palmi si alzano da terra, puntiamo i piedi così, attiviamo il sedere, ci alziamo, dita belle, belle aperte di saltare di loro, spalle aperte, culetto attivo e guardiamo in alto, lì. Culo attivo per tutta la durata dell'esercizio. Calma. Silenzio. Bene. Schiena a terra. Schiena a terra. Prendiamo i nostri piedi, le caviglie. Ci sistemiamo un attimo. Da posto, spalla alta della schiena, tocca per terra, ok? Attiviamo il sedere su, uno, è normale che tiri qui, eh? Ok, normale, catena anteriore, su, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, forza, otto, 9 e 10 e abbiamo finito in mezz'ora, stiamo larghi ed è anche lungo come allenamento, un allenamento spettacolare, ok? Chiaramente è tra virgolette livello principiante, ma io, cioè, se tu aumenti molto l'intensità perché sei più in forma, tra virgolette, di un principiante, diventa tosto l'allenamento, ok? Questo è il discorso, principiante nel senso che gli esercizi sono semplici, nel senso che 30 secondi di lavoro e 30 di recupero, ma se iniziamo a fare 30 secondi di lavoro e 10 di recupero, ecco che diventa un allenamento avanzato. Ci siamo, è importante capire cosa vuol dire questo, che poi con tutte queste cose qui ci possiamo giocare intorno
e crearci, no, un allenamento più duro, più leggero, eccetera, eccetera. Ok? Ragazzi, vi leggo un attimo, poi io devo iniziare il mio allenamento. Ovviamente non era il caso di fare questa cosa prima del mio allenamento, ma ho voluto farlo con voi, ok? Ho voluto farlo e quindi mi sono detto, ma chi se ne frega? Chi se ne frega, ok? Daniela Scaglioli, sei un grande, sono d'accordo in tutto e per tutto. È già finito l'allenamento, finito adesso, Daniele, grazie, grazie di cuore. Più allenamento per la mente, il corpo e meno TV, d'accordo, ottimo. Nastro, sono d'accordo, Nastro, il discorso è questo, le eccezioni ci sono sempre, d'accordo? Quindi è chiaro che se uno ha un problema non può fare 3 miliardi di cose, ovviamente l'allenamento è generico, è fatto per migliaia di persone, dopo ovviamente uno si aggiusta. Andiamo a vedere un attimo i commenti, ragazzi, scusate se vedete la mia pelata, ma il computer ce l'ho qui sotto, si rifà lunedì. Sto grondando di sudore, top, grazie Felipe Cristian, mio marito è distrutto, fantastico, stasera doccia fredda, ottimo. Settimana prossima, se vi fa, chissà, ragazzi, grazie mille per un'energia coinvolgente, bravo, mi fa molto piacere. Complimenti Cristian, ottimo allenamento, grazie mille per l'allenamento, bravo, top, oh, ragazzi, ho usato i complimenti, grazie, incredibile. Plank modificato per alzare l'intensità, Elisa si può fare qualunque cosa, se vuoi fare un Superman plank è ovvio che aumenta. È ovvio che aumenta, d'accordo? Assolutamente sì. Scoperto il tuo canale oggi, grande, grazie di cuore Francesco. Ok, qui siamo all'inizio, fantastico. Ragazzi, vi guardo anche qui un attimo. Qui su YouTube, mi vedete, se sto così, grazie Cristian, di fare più spesso, bravo, grazie ancora, dopo l'allenamento del genere, per ricaricare, per la doccia fredda, ragazzi, la doccia fredda dopo l'allenamento è ottima, ma aspettare essere un'oretta, altrimenti andiamo a bloccare con il freddo la pro-infiammazione, che è una cosa positiva dell'allenamento, quindi rischiamo di vanificare un pochino gli effetti benefici dell'allenamento. Aspettiamo un'oretta e poi lo facciamo. Grazie Cristian, prego. Gli esercizi di affaticamento hanno un valore inestimabile, assolutamente ragazzi, assolutamente. Prossima settimana da live, grazie qui. Ok, ti ho risposto, bravo, sarà un esperimento totale da 4 giorni. Bene Sara, bene, questo è il discorso. Cri, l'allenamento in aria è una figata, tienilo come progetto, vediamo, domani lo faccio, devo liberarmi dello stress quarantena, forza ragazzi, riparo ragazzi, ripeto un concetto che non è imparato adesso, però secondo me può essere d'aiuto, ripeto, non è una legge, quindi ognuno faccia quello che ne vuole, nella vita in generale, e non voglio insegnare la vita a nessuno, ma qualcosa di mio mi sono ragionato, ci sono le cose di cui non siamo responsabili. Se domani faccio un incidente per colpa di un idiota, non è colpa mia. Se domani mi viene una malattia per sfiga, non è colpa mia. Per sfiga, non è colpa mia. Se domani, che ne so, non so, non dipende da me, d'accordo? Bene. Ma tutte le cose che dipendono da noi e il fare queste robe qui dipende da me. Come parlare con la gente dipende da me. Cosa guardare in televisione dipende da me. Come utilizzare il mio tempo a disposizione dipende da me. Cosa mangiare dipende da me, se leggere o guardare i social dipende da me, come comportarmi con i miei amici e con la mia compagna o compagno dipende da me, mentre come il mio compagno o compagna si comporta con me potrebbe non dipendere totalmente da me. Vi svelo un segreto, d'accordo? Possiamo essere più amorevoli possibili, certo, sono perfetti, però può succedere qualcosa che non dipende da noi, certo, possiamo influenzare. Ho fatto una piccola parentesi, no? Perché a volte uno ci danno l'animo, ma dobbiamo anche capire che ragazzi non possiamo mettere mano su tutto. Quindi occupiamoci su quello che dipende da noi. Lo torno a ripetere, cercare di tenersi in forma non significa garantirsi una vita di 120 anni. Magari uno che fuma 10 pacchetti di sigarette al giorno arriva a 100, io arrivo a 60 per sfiga, per qualunque motivo. Però, come dico io, è come giocare a poker ed avere in mano asso. Asso, per chi non lo sapesse, io nel mio passato, ragazzi, ero anche uno dei più forti in Italia in giocare un poker online, mi svelo questa cosa qua. Asso vince il 95% delle volte contro una qualunque mano. Cosa significa? Che su 100 volte, per tenere il caso semplice, 5 volte perde asso. Quindi noi ragazzi, occupandoci di noi, abbiamo in mano asso. Molto probabilmente vinceremo. Può succedere per sfiga che perdiamo la mano. Sfiga, ok ragazzi? Bene, occupiamoci. Dopo questa perla, ragazzi, io vi ringrazio infinitamente, d'accordo? È stato veramente super bello e mi è piaciuto un sacco.
Ragazzi, è finito il progetto live di questa settimana, chissà che la prossima settimana non mi inventi qualcos'altro, non lo so. Adesso vediamo un attimino, ok? Ragazzi, adesso io mi preparo per il riscaldamento del mio allenamento dell'esperimento numero 4, vedo di crepare, ma va bene così. Ragazzi, grazie infinite, chiudo su Instagram e poi su YouTube. Ciao a tutti quanti, ragazzi, buona serata. Chiuso lì e chiudiamo, ragazzi, eccomi qui, chiudo anche su YouTube. Scusate per la mia bellissima pelata. Ciao ragazzi, grazie a tutti quanti.